un saluto veloce, perché io il libro non l'ho letto, quindi è un libro che deve essere ancora letto e approfondito, ma sicuramente si inserisce nel solco della tradizione del tarantismo, e Mario Cazzato è sicuramente uno studioso di pregio. Io lo conosco perché i rapporti con lui nascono dal momento in cui abbiamo collaborato con il giornale della città, con Giancarlo Vallone, quindi conosco la sua accuratezza nell'indagine storica, e sicuramente questo libro lo testimonierà in maniera certa ed evidente. Noi siamo reduci proprio alcuni giorni fa dalla BIT di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo, dove abbiamo riproposto in polistirolo la cappella della chiesa di San Paolo. Quindi diciamo è l'identità della città che abbiamo riproposto, e devo dire che ha avuto un grandissimo successo. Devo ringraziare anche gli amici del Centro del Tarantismo che mi hanno dato anche un CD storico che riproponeva la storia del tarantismo dal 60 all'82, penso fosse, e devo dire che il richiamo su quel documento è stato enorme. Noi abbiamo portato anche a Milano un gruppo musicale di Garatina, espressione di un filone musicale della Pizzica, e insieme ai documentari storici abbiamo avuto un grandissimo successo. Io ho visto che tantissima gente si è fermata a guardare il video e a chiedere informazioni sulla cappella e anche chiaramente sulla città. E il fenomeno chiaramente si inserisce nel filone dello studio di De Martino, che finalmente trova scientificità in un momento in cui il fenomeno si pensava fosse più di carattere medico e psichiatrico. Noi a giugno, insieme agli amici del tarantismo, abbiamo fatto un convegno in questa direzione, e quindi De Martino inquadra poi per la prima volta in maniera scientifica il fenomeno, dandogli dignità antropologica. Quindi sicuramente il libro di Mario Cazzato dà un'identità generale e crea sicuramente da un'indagine storica appurata, e mette ordine alla varia bibliografia di cui è pieno ormai il mondo dell'editoria verso questa direzione. Ringraziamo la responsabile del CSERC per questa opportunità che ha dato alla città di Garatina. Noi pensiamo di chiudere il protocollo d'intesa con la provincia, che prevedeva il restauro della cappella. La Regia Salentina ha già contribuito con una somma rilevante affinché ci fosse la ristrutturazione, affinché partisse la ristrutturazione della cappella nel museo Sigismondo di Castromediano di Lecce, e in itinere il restauro della tela che voi avete visto durante la festa di Pietro e Paolo il 29 giugno scorso. Pensiamo di poter operare in questa direzione, ridando quindi alla città una preziosità che è espressione della sua identità storica e della sua identità culturale. Grazie.